Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! No, che cazzo no. Fa? Scusa, che cazzo fa? Dai, ti prego. Che lo sta dando? Non ha più l'alettone davanti, ma ha fermato Round 7. Ma perché? Sei doppiato, bro. Sei doppiato, stai buono. Mica l'ho fatto apposta, scusa. Sul volume. No. Ai. Mi ha fatto che la vedo brutta. Sta apposta in un bagno, sì. Sì, con quello seguo. Ah, ti segue? Ah, mi segui? Sì. Ah, ok, quindi conosci. Ma di GTA. Ah, ok. Ha interrotto il gioco per te, stava giocando prima. Ti sento onorato. No, diciamo che ho letto in chat, allora ho detto, se io posso aiutare, per me è un enorme piacere, capito? Sono fatto proprio io così, capito? Che mi piace aiutare gli altri. Se posso aiutare nel mio. Pure mi stai dispiacendo quando sei a leggere, perché posso capire quando uno è piccolo, tante cose non riesce a supportare. Quindi è difficile andare avanti. Soprattutto per un ragazzino. Pure io soffro assai con l'obesità, quindi lo capisco, sai. Gennà, io non ti voglio far dispiacere, anzi tu le rovini una bella cosa. Noi stasera abbiamo fatto la diretta, abbiamo invitato, siamo entrati in chat. Okay. Voglio se vinco, ve lo giuro, vi faccio un autobombino, mi dissocio. Il mio compagno di team sta volando, va davanti. Andiamo a vedere, Calamity, punti importanti per i costruttori, e fa anche un Fox, è importante Calamity. Che sta cercando di allontanarsi da Ron, ma non so se basta perché Ron non lo vedo bene incazzato. Oddio, sì, maestro! Silvestro! Voglio scusare! Però. È fuori di testa! Oddio! È fuori di testa! Però sono usciti indenni dal doppiaggio di Gischianto. Un po' di S sul rettilineo, attenzione, Gischianto, cosa stai facendo? Ce la fa a tenerla, ma è un fuoriclasse clamoroso Gischianto. ha fatto la S di, non lo so, clamoroso Gischianto, guardate ancora. Cioè, Gischianto non può andare dritto. Chissà come farà Mozza, attenzione! E qua c'è da discutere. Capito, facciamo così un po'. Cioè Sadic vuole mettere la roba, Vuole mettere la roba, Sadic. Ci ha messo un po' crudo, Jain. Pigli. Capuzzello, se vuoi venire, noi siamo qua che ti aspettiamo, Copernil, capito? Perché sennò ti fanno secco. Dove sta per? Non ci vado lunghi. Che sennò si fanno... Però fa fumo, Ne grande puttana! A così ci recessi! Aziz, non coppa a TikTok, in privato, con figliete. Sì, cosa coppa internet. Ma perché? Tipo le persone che condividono anche il lutto su TikTok, il lutto. Riccardo Veneto, se ci può dire qualche segreto della pista di Sakhir. Allora, sicuramente c'è molto da fare, perché... è una pista difficile, ecco. Vabbè, questo era un po' un tutt'uno romagnolo e veneto. Vediamo. Ehi, allora, Gischianto è fuori. Gischianto è fuori. Problemi. Gischianto è fuori. Problemi. Clamoroso. Problemi. Gischianto è fuori. Cos'è successo? Chiederei se fosse possibile. Sono scivolato su guardrail. Non ti preoccupare, in gara ci rifaremo. Primo colpo di Omiche. Ti volevo far passare. Sì, non in curva, fermandoti a metà. Sì. Ok. Sì, perché voi facite scusso, ma cosa è cambiato scena oggi? No. Vabbè, comunque è una bella vagione, ok? È una bella vagione. Ok. Allora, se tu mi dici solo perché è buono, no.
Cioè, allora, generazione oggi non sanno la vera bellezza qual è, ok? Perché ci sono tante ragazze che sono veramente belle, ok? Ma pure la bella ragazza, tu dici... C'hai rotto cazzo, frate, c'hai scassato cazzo, mi hai rotto proprio cazzo, proprio mi hai scanvurato i cugioni, tengo proprio il palla che ne spaccim, mi hai cacato cazzo. E sta andando abbiamo una fuori pista prendo un po' di spazio qui, non c'è più gomma. Non stare allora sul cordolo perché sennò ti friggi. Raga, non so se i doppiati sono invisibili perché il maestro aspetti, maestro cambia questa gara, maestro, dai. Intanto già smarza da segnalare i boss. No, maestro, no, che cazzo fa? Scusa, che cazzo fa? Dai, ti prego. Sì. Che cazzo fa? È tosta, cazzo. Avete ragione, un po' di baccone. Apriamo. Pericoloso, con la sua Alpine, vediamo che prova a sfruttare tutti i cavalli della casa francese, meraviglioso, meraviglioso. Settore 2, intanto c'è una bandiera gialla, però siamo al curva dello spigolo giallo, vediamo. Ma chi l'ha rifatta la bet? Scusate. Just S1, no, è lungo come tempo, anzi no, lo migliora, ma è ancora lontano da Just Magnol. Che si è? Ragazzi, sono ignorante, cioè. Ok, apposta. Sono scivolato su Garder. Sul Garder. Salve. Ma che cazzo le foto? Ci dovrà rosato, eh? Zobavo nel rosato. Ride. Uno, mantra tre. Ma... andiamo a valutare anche il casco più bello. Allora, vediamo quello di Daz. Dato che le posizioni sembrano ben congelate, casco base, direi. Poi c'è. L'ha già fatto a poco. Seccato dietro, oh, la è seccato già CS. Colpo di scena. Oh my god. La fetti. L'ennio Kawasaki. Sono sempre pochi. Avvenzino anche tu. Secondo me te la già fa conosci perché lo devi mettere sulla buona strada. Ah, ma allora non è che stiamo mangiando la pizza insieme, eh? No, 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 tu sfondi una porta aperta con le pizzerie, mannaggia miseria. Senti, c'è nato le risse al pub. Ricordiamo a tutti gli steward presenti di rimanere qui vicino, perché ne vedo delle belle. Chris LaWayne non si siede da un po'. Più, cosa è successo? Cioè, non è più, dov'è Ron adesso? Allora, Ron in questo momento ha perso un sacco di secondi. Però non mi fa passare. Ma maestro, mi sei doppiato, mi devi far passare, Gesù Cristo! Non lo fa passare. Riesce anche i box. No, non è vero. Io vorrei vedere dall'abitacolo di schiaccio perché sta... 16 giri intanto, allora Teone con l'unico in pista con la gomma gialla insieme a Scommetall, eccolo lì il vecchio volpone, la messa e ora attaccherà Ron, Calamity, Just Marza, Dr. Dance, dai. Che hanno la gomma bianca vecchia di almeno 3-4 giri. Quindi attenzione a Scommetall che zitto io andrei a dargli fastidio. Raga, ma sto col fastidio di Leone a me. Come?